Inter che non vince a Roma contro la Lazio dal marzo del 1996 e Lazio che non perde in casa da 6 mesi. Partita dei grandi ex in campo e fuori con Roberto Mancini che ha seguito la partita dal pullman della squadra, squalificato ancora per una giornata. Inter con Adriano Martins in attacco, nella Lazio gioca Peruzzi. Arbitra Messina, si parte con il minuto di raccoglimento in memoria di Ferruccio Valcareggi, ex commissario tecnico della nazionale italiana. Primo piano per Adriano e parte bene comunque l'Inter, piove all'Olimpico, il colpo di testa di Adriano, la deviazione aerea di Cambiasso che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Sembra un altro Adriano, qui ci prova con il sinistro, pallone di poco alto sulla traversa, arrivano anche gli applausi di incoraggiamento della panchina nerazzurra, ma comunque la Lazio reagisce bene. Attenzione, qui è provvidenziale l'intervento di Favalli, netto, pulito su Rocchi che era praticamente davanti a Julio Cesar. Ancora ad Adriano con la punizione sempre di sinistro e anche in questo caso il pallone va di poco sopra la traversa, dà quasi l'illusione del gol. Firmani, dall'altra parte il controllo di Berami che mette in mezzo e qui c'è Julio Cesar che mette il pallone in calcio d'angolo. Salsano sente le indicazioni di Mancini sotto l'ombrello invece di Cagno a bordo campo. Attenzione a questo episodio con il gol che viene annullato a Pandev, ma l'arbitro Messina aveva già fischiato prima che il pallone entrasse in rete, poi vedremo perché. Ancora in avanti l'Inter con Adriano, carica il sinistro e poi il pallone non va non lontano dal palo alla destra di Peruzzi. Attenzione con la Lazio, Cesar in mezzo, si coordina molto bene Berami con il destro, il suo piatto destro, anche qui con il pallone che va sull'esterno della rete. Come vedete una partita nonostante tutto ricca di emozioni, problemi muscolari per Mihajlovic che chiede il cambio, un ex come dicevamo dell'incontro. Al suo posto entra Samuel e c'è questo contrasto nell'area di rigore con Pandev, con Messina che fa proseguire. Poi il tiro di Rocchi para a terra Julio Cesar. Si va in avanti ancora con Figo che parte come esterno, entra in area di rigore, il suo cross basso. Cribari mette il pallone in calcio d'angolo, Figo con l'entrata nel secondo tempo di Cristiano Zanetti andrà a fare il rifinitore. Si fa male anche Firmani, entra al suo posto Baronio, siamo sul finire del primo tempo. Andiamo alla ripresa, entra appunto Cristiano Zanetti per Zemaria ed entra anche Ballotta per Peruzzi. Ci prova subito Martins, il suo pallonetto va però fuori. Ancora in avanti l'Inter, Cristiano Zanetti, il suo cross basso, rigore dicono i giocatori dell'Inter per un... Vediamo con Siviglia che cade e tocca il pallone con il braccio. Ecco Figo nella sua nuova posizione, serve questo nuovo pallone a Martins che poi va giù. Anche qui fischia Messina, però fischia un fallo ai danni contro Martins. Martins è scatenato in questa fase della gara, entra in area, mette a terra tutti e due i difensori e poi incredibilmente scivola. E guardate la reazione di Nando Orsi in panchina. Berami, sempre insidioso, il suo cross arriva dall'altra parte, Cesar, Julio Cesar riesce comunque a sventare la minaccia, esce appunto tra i fischi e parla anche con un compagno di squadra, si lamenta forse ad Adriano, non entra Cruz ma entra Recoba. Prima punta diventa Martins, il tiro di Figo, il controllo di Ballotta, la pressione finale dell'Inter con Pizarro per Figo, il suo cross e poi qui Cambiasso non riesce a deviare in porta, finisce così 0-0, secondo pareggio consecutivo per l'Inter.